In una vecchia puntata del Doctor Who, Rose Tyler finisce a bordo dell'astronave del capitano Jack Harkness. Stanno dialogando i due e a un certo punto Rose chiede: «Dunque tu hai un'astronave invisibile?» E il capitano risponde, senza battere ciglio, «Sì!» Ormeggiata per qualche motivo alla torre dell'orologio di Londra, e il capitano spiega: «Prima regola della mimetizzazione attiva. Parcheggia sempre in un luogo che ti ricordi molto bene». E aggiungerei, considerando l'esperienza che ho della guida in città, quando sali in auto, attento a non premere il tasto che trasforma la tua auto in invisibile, almeno credo che sia così, visto che ci sono giornate che a tutte le stradine laterali mi tagliano la strada, quindi probabilmente la mia auto è invisibile e non mi vedono. Ma comunque, scherzi a parte, allora, benvenuti a bordo, viaggiatori! Io sono Grizzly, questo è Diario di Viaggio on the road, questo video è in collaborazione con il mio amico Irish Soul, trovate il link del suo canale sul doobly-doo e naturalmente sulla scheda, visitate il suo canale, iscrivetevi, poi tornate che cominciamo il vlog. Sigla! In passato mi sono occupato di una tecnologia fantascientifica eppure futuribile, che è il teletrasporto. Questa volta vorrei parlare di un'altra tecnologia, sicuramente futuribile, quindi che in futuro probabilmente arriverà, ma che per il momento rientra nell'ambito della fantascienza, ed è l'invisibilità. Mi voglio chiedere un pochettino quali potrebbero essere le implicazioni sociologiche dell'invisibilità, perché una cosa è certa: l'invisibilità sarebbe un grandissimo risultato, innanzitutto di certo in ambito militare, questo tipo di mimetizzazione è praticamente definitiva, sicuramente cambierebbe tantissime cose in quella che è la situazione militare, in quella che è la situazione di intelligence, in quelli che sono i prank, probabilmente avrebbe comunque una serie di connotazioni negative, questo devo ammetterlo, ma adesso io voglio chiedermi espressamente: se avessimo l'invisibilità disponibile, diciamo attraverso non il pulsante che rende magicamente invisibile la mia macchina, ma piuttosto, per esempio, una cosa più reale, non so, una vernice invisibile, come nei cartoni animati, no? L'inchiostro invisibile. Ma diciamo di avere sul serio questo tipo di tecnologia, no? Questa vernice. Che implicazioni avrebbe disporre di una vernice invisibile? Sicuramente innanzitutto ci sarebbero tutte quelle discussioni degli ambientalisti, delle persone preoccupate dalla possibilità che questa vernice possa avere degli effetti tossici, effetti che non si possono vedere sul lungo termine, appunto. Certamente ci sarebbe, come ci sono state giustamente situazioni sulle vernici a base di piombo, e come ci sono ancora adesso situazioni su determinate vernici, su determinati prodotti che comunque non sono esattamente arietta di montagna, e sicuramente ci sarebbe questo tipo di implicazioni, ancor di più su una situazione che renderebbe un oggetto, un'automobile, una nave, un quello che sia, completamente invisibile, avrebbe implicazioni ancora più complesse, no? Perché ci sarebbero comunque delle persone all'interno. E allora diciamo che invece della vernice abbiamo, per esempio, non so, un polimero plastico, una sorta di telo invisibile. Si mette su un oggetto, si copre questo oggetto e questo oggetto diventa invisibile. Si può fare un telo molto grande e si può coprire una macchina, si può incollare a una nave, ci siamo, e diventa completamente invisibile. E quantomeno, probabilmente ci sarebbe sempre qualcuno a dire «Sì, ma la tossicità, sì, d'accordo, ma un telo plastico, se me lo mangio e diventa tossico, ci può anche stare, ma se lo uso per coprirci la macchina, probabilmente diventa una cosa differente». Grazie! La persona mi ha lasciato la precedenza, evidentemente questa volta non ho premuto il tasto invisibile. Comunque, ora, supponiamo di avere appunto questo telo, questo polimero, questa sostanza plastica che permette di rendere un oggetto invisibile. Ora il problema è: l'invisibilità funzionerebbe? Se l'invisibilità è basata sul deviare la luce per non far vedere l'oggetto, il problema, mi chiedo, è questo. Rendere una cosa invisibile non la rende incorporea, non
cancella il fatto che occupa dello spazio, quindi che cosa succede interfacciandosi con l'atmosfera, con la polvere che si può depositare, con la pioggia, con i fenomeni atmosferici, la neve? Io ho una macchina invisibile, ci nevica sopra e comincio a vedere un mucchio di neve che si muove, no? Oppure piove e io vedo un buco nella pioggia, oltre a vedere la sagoma di una macchina che è acqua, perché la macchina si bagna, il telo si bagna, o il telo, anche se completamente celato, fa scorrere via l'acqua, ancora peggio, si vede proprio un'apertura in mezzo alla pioggia. Certamente a quel punto dici «va bene, l'invisibilità non funziona». Una nave, una barca, un'imbarcazione, si vede... non è che è a pelo d'acqua, si vede lo spazio occupato dalla chiglia. Tra l'altro, proprio un'imbarcazione, l'antivegetativo non è invisibile, o diciamo di avere un antivegetativo invisibile, ma se l'antivegetativo fa cilecca e si cominciano a depositare alghe, e se l'acqua di mare è sporca e comincia a lasciare sporcizia, schiuma attaccata alla chiglia, non diventa comunque visibile. Quindi l'invisibilità, effettivamente, potrebbe funzionare in ambito logistico, su quello che è il lungo termine, perché mi pare comunque evidente che, anche se il polimero è invisibile, quello che copre il polimero è invisibile, quello che copre la vernice, se non abbiamo il polimero, è invisibile, ma quello che colpisce il polimero, la vernice, quindi la polvere, la sabbia, cioè addirittura dovessimo creare dei mezzi corazzati a scopo bellico, completamente invisibili, e dice «va bene, c'è una bella giornata di sole, non c'è polvere, non piove, non li possono vedere, cioè virtualmente mi basterebbe, per capire dove stanno i nemici, mettere via il mitra, pigliare una pistola paintball, sparare a caso, ci sarebbero delle macchie che si muovono, ok, i nemici sono lì, puntate e fate fuoco». Quindi quanto l'invisibilità potrebbe funzionare nel mondo reale? Secondo me potrebbe essere un obiettivo molto bello da vedersi in laboratorio, magari per, non lo so, effetti speciali nel cinema o roba del genere, d'altronde un po' come avviene adesso con il green screen, ma a parte questo, effettivamente mi chiedo quanto e come l'invisibilità funzionerebbe nel mondo attuale, in questo ventunesimo secolo o più avanti, nel ventiduesimo, quando un giorno arriveremo all'invisibilità, se effettivamente sarà una cosa che avrà le sue utilità intrinseche, o se logisticamente sarà più una sorta di passatempo, non è vero? Questo è quello che penso sul mondo reale. Ma invece nel mondo fantastico, nel mondo della fantasia, nel mondo del fantasy, dove l'invisibilità si può ottenere con la magia, effettivamente, anche in questo caso, può essere funzionale, o comunque ci sono difetti intrinsechi? Di questo ci parla il mio amico Irisol, con il video collaborazione che trovate linkato su doobly-doo, sulla notazione e sulla scheda, in cui analizza, invece, il funzionamento dell'invisibilità in quello che è il mondo fantasy, in Harry Potter o nei cartoni animati, come rende l'invisibilità, se effettivamente risulta essere qualcosa di funzionale, oppure se anche lì ci sono dei piccoli difetti che la rendono forse un passatempo. Bene ragazzi, questo vlog finisce qui, io come sempre vi ringrazio per essere arrivati sino in fondo assieme a me, vi ricordo, se questo vlog vi è piaciuto, vi ha incuriosito, vi ha lasciato pensare, di fare pollice in alto e di condividerlo con i vostri amici, potete anche condividerlo su WhatsApp o su Telegram. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube, è gratuito, vi farà subito assumere quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto. E inoltre dovreste essere in grado di non perdere nessuno dei video che pubblico su questo canale. Vi ricordo inoltre che se volete potete iscrivervi al mio canale Telegram, trovate il link sul doobly-doo, sulla notazione e sulla scheda, in questo modo riceverete una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video su questo canale. Vi ricordo, di nuovo, di andare a dare un'occhiata anche al video di Irisol e di iscrivervi al suo canale, se non l'avete già fatto, che è molto bravo ed è molto simpatico. Detto questo, come sempre, grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!